Wahey coach, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo video reclutamenti per il Nazome Eleven Go Galaxy Big Bang. Come dissi ben 2 settimane fa, avrei prima o poi portato un reclutamento su un'intera squadra del gioco. E settimana scorsa dissi che questa settimana appunto avrei finalmente portato il video. Ci è voluto un po' di lavoro, ci sono volute diverse sfide calcistiche sul gioco per raggiungere determinati obiettivi, ma alla fine ce l'ho fatta, ho raggruppato tutte le informazioni, le ho scritte e sono pronto a illustrarvele. La squadra di cui sto parlando non è altri che la leggendaria Inazuma Japan, la squadra che Mark Evans ha portato al mondiale, che per ora è composta da adulti, altrimenti sarebbe semplicemente l'Inazuma Japan di 10 anni fa negli eventi del gioco. Quindi andiamo a vedere come si prendono questi 11 giocatori. Cominciamo! Per prima cosa servono 2 oggetti di cui nessun giocatore può fare a meno. Un trofeo calcistico, che sarebbe la Coppa dei Campioni, quella che si vince al mondiale, e una rivista piuttosto vecchia. Per prima cosa bisogna andare a Odaiba, vicino all'orota panoramica. Odaiba è il luogo dove iniziamo l'avventura nel gioco, e non è accessibile fin dall'inizio la rota panoramica, ma sbloccando i vari capitoli poi avrete più accesso facilmente a tutte le aree. Ad ogni modo, nella minimappa potete vedere di preciso dove trovo il forziere, che contiene un oggetto, ovvero il pass sfida. Il passo sfida è importante per quanto riguarda degli amichevoli, in particolare gli amichevoli di Sato, ovvero l'amica di Buddy Fury. Ora non so nell'adattamento come si chiama, ma la troviamo vicino alla torre Inazuma, lei è l'unica che ha l'amichevole in quella zona, quindi potete trovare solo lei. Le squadre da affrontare non sono particolarmente difficili, ma per affrontare le sue squadre che troviamo a sinistra in alto, ci servirà appunto il pass che abbiamo appena trovato. Sfidiamo tutte quante le squadre ed arriviamo in particolare a questa squadra, i Noisy Nose, che è un gioco di parole, in italiano dovrebbe essere rumori rumorosi, per avere una certa assonanza col nome giapponese, anche perché in giapponese tradotto verrebbe nasi nasoni. Fa un po' schifo in effetti. Sconfiggeteli tante volte fino a che non vi lasciano la rivista di calcio vecchia. Una volta fatto, basterà andare nel passato una volta completato il gioco. Come si va nel passato? Per sbloccare il passato basterà andare nei parcheggi della scuola e vedrete Wonderbot che arriva appunto con l'autobus in Azuma e vi farà salire e vi farà andare nel passato. E in questo modo sbloccherete anche il Miximax. A cosa serve però andare nel passato? Andare nel passato serve per andare alla vecchia scuola principalmente e affrontare appunto gli amichevoli del signor Wintersea. Lo troviamo nel vecchio club di calcio. Le sue amichevoli sono piuttosto facili se avete una squadra di livello alto, intorno all'80 proprio ve la fate molto facilmente tutte quante le amichevoli. Il problema è solo uno: ci serve un oggetto in particolare che si può sbloccare solo dopo aver vinto tutte quante le altre amichevoli. O meglio, bisogna prima vincere le amichevoli in basso a destra e vi daranno un oggetto per sbloccare le amichevoli in alto a destra. Una volta battute anche tutte le amichevoli in alto a destra, vi darà un oggetto che vi sbloccherà tutte le amichevoli di sinistra. La prima squadra di sinistra sarà il team Evans. Dovete battere quindi il team Evans fino a che non vi rilasciano la Coppa dei Campioni. Ora che abbiamo Coppa dei Campioni e rivista di calcio vecchia, è il momento di vedere ciò che serve ad ogni singolo giocatore. Cominciamo! Kevin Dragonfly è il primo giocatore che troviamo nella lista degli amico card e ha 2 requisiti fondamentali, oltre quelli già citati. Bisogna trovare 2 argomenti. Il primo lo troviamo davanti all'edificio del club di calcio nel presente. C'è una ragazza sul ponte che collega la scuola al club che ci darà un argomento necessario per Kevin. Il secondo argomento invece per Kevin Dragonfly è quello che troviamo sul ponte sul mare a Odaiba. Dovrebbe essere una specie di ragazza che sta facendo le vacanze o una cosa del genere, ma l'importante è che ci parliate e che vi dia l'argomento. Stessa cosa per Jack Wallside, secondo giocatore. Anche lui avrà bisogno di 2 argomenti. Il primo è una caramella ghiacciata che potete trovare vicino all'entrata del percorso del commercio, sempre nel presente a Inazuma City, mentre il secondo lo troverete nella palazzina dello sport, sempre alla scuola nel presente. Per Harley Kane, terzo giocatore, avremo bisogno di un argomento che si trova nel vicolo vicino al corso del commercio. Dovremo parlare con un ragazzino che sta in piedi vicino ad un muro e ci darà l'argomento necessario. Mentre il secondo oggetto che ci serve è una foto.
Questa foto la troviamo nel secondo vagone delle stanze dove appunto alloggiamo nel Galaxy Note ed è la foto di una bandiera con scritto pesca grossa. Tocca ora a Xavier Schiller, quarto giocatore. Per lui servono un argomento e un oggetto. Il primo che ci serve è appunto l'argomento che troviamo nel secondo edificio al piano terra, sempre della scuola, nel presente, nella biblioteca in particolare, lo vedete anche dalle immagini. È l'argomento della galassia lontana. Poi ci serve ovviamente di affrontare un amichevole per questo oggetto che ci serve, che è il telescopio astronomico. Ci servono da fare le amichevoli di Mad di Moonlight. Le amichevoli di Maddy le troviamo alla ruota panoramica a Odaiba. Bisogna innanzitutto sconfiggere la squadra Fashionables, che ci darà il pass per sfidare le altre sue amichevoli. Quindi andiamo a sinistra, affrontiamo le amichevoli fino a che non arriviamo a questa squadra, la squadra degli artisti. Bisognerà batterla finché non ci darà l'oggetto telescopio astronomico. Una volta fatto potrete tranquillamente reclutare anche Xavier Schiller. Il quinto giocatore è David Sanford. Per David Sanford serve invece un oggetto particolare e un argomento. L'argomento è il puzzle difficile che troviamo da un ragazzo che si trova su una panchina vicino al secondo edificio della scuola, mentre il pinguino è un pupazzo che ci viene dato sconfiggendo una squadra in particolare, quelle squadre che troviamo nelle partite 5 contro 5. La squadra si trova vicino alla torre in Azuma, in questo piccolo angolino qui vicino al capanno, e dovete batterla finché non vi rilasciano il pinguino peluche. Fatto questo potete reclutare anche Sanford volendo. Tocca quindi a Nathan Swift, sesto giocatore, che ha una richiesta piuttosto particolare. Innanzitutto serve un ventilatore. Il ventilatore lo troviamo sul pianeta lavico, Magmavia o Gardon come più vi aggrada. Lo prendiamo sconfiggendo una squadra nelle partite 5 contro 5 che si trova qui all'angolino, a quanto pare sta in punizione. Una volta battuta e preso il ventilatore, ci servirà un qualcosa di particolare, ovvero aver scattato almeno 100 fotografie. Sì, a quanto pare ci sono anche queste richieste strane da parte dei giocatori e non è l'unico, ci sono anche altri con richieste piuttosto bizzarre. Quindi, se lo volete a tutti i costi, dovete scattare almeno 100 fotografie. Per Caleb Stonewall invece ci vogliono due argomenti. Un argomento lo troviamo al primo piano dell'edificio principale della scuola, nel presente, ed è l'argomento Rock Band. Parlate con questo ragazzino che ve lo darà. Il secondo argomento invece ce lo darà una bambina che troviamo a Odaiba, vicino all'acquario. Dovrebbe essere, se non sbaglio, partendo dal piano terra per andare poi sotto. Comunque sì, avete tutte le immagini, quindi non potete sbagliarvi. Per Sean Frost invece dovete recuperare un pupazzo di un pupazzo di neve. Per farlo bisognerà battere la squadra Outer Sky, che si trova nelle amichevoli del signor Steve, in riva al fiume di Nazuma. Per sbloccare queste amichevoli bisognerà prima fare tutte quante le altre amichevoli di destra. Una volta fatte riceverete il pass per sbloccare queste amichevoli e potete battere anche la squadra Outer Sky fino a che non vi lasciano l'oggetto del pupazzo di neve. Tenete conto che queste amichevoli si fanno all'inizio del gioco e sono molto molto semplici. Mentre l'altra cosa che ci richiede Sean è di aprire 150 forzieri, bauli, ceste, chiamatele come volete. E sì, contano anche le ceste che aprite quando fate appunto un torneo delle amichevoli. Vedete quelle ceste che trovate anche lì in grafica? Ecco, valgono anche come forzieri che vanno a influire sul totale dei 150 forzieri da aprire. Per Jude Sharp invece basterà riutilizzare il pinguino che abbiamo usato per David Sanford, quindi già un oggetto ce l'abbiamo, mentre lui vorrà che abbiate eseguito almeno 50 volte le tattiche. Sì, le tattiche di squadra, almeno 50, per far sì che anche lui possa essere poi reclutato. Per Axel Blaze invece ci vogliono la foto delle dee del calcio, che troviamo praticamente all'inizio del gioco, appena usciamo dalla stazione e ci affacciamo su Inazuma City. La seconda cosa che poi richiede Axel è 6 tiri a catena. Bisogna effettuare almeno 6 tiri a catena, e no, come tiri a catena non contano i tiri che voi riflettete dagli altri giocatori, che bloccate con un tiro a vostra volta, e poi nel caso dovesse concatenarsi al tiro di un altro vostro giocatore non conta, quindi il tiro deve partire da voi
e deve concatenarsi a quello di un altro vostro giocatore. I blocchi non contano. Per Mark Evans invece la cosa è molto diversa e molto particolare. Mark Evans vuole il mini caravan che si ottiene battendo la terza squadra in alto nella fila degli amichevoli del signor Winterseed. Quindi bisogna andare nel passato, fare tutta quanta la fila di sotto, poi avere il pass per la fila di sopra, sconfiggere la terza squadra. E quella vi darà appunto il mini caravan che serve per Mark Evans. Un'altra cosa che richiede Mark Evans inoltre sono 30 allenatori nella vostra squadra. Come si prendono però 30 allenatori? Beh, ve lo dico subito, sembra è molto più facile di quello che si possa credere. Il modo più facile per reclutare allenatori nella vostra squadra è quello di fare gli amichevoli della persona ombra che si trova a Fala Morbius, e quella persona tutta quanta vestita di nero vi farà fare degli amichevoli e lì potete reclutare quasi ogni partita un allenatore. E anche gli amichevoli di Celia Hills. Celia quasi tutte le partite vi darà un allenatore. Inoltre, un altro metodo efficace è l'alieno che troviamo sul pianeta acquatico a Sasanara. Anche lui, bene o male, tutte le partite vi darà un allenatore. Questi sono i modi più veloci per reclutare gli allenatori. Potete anche prendere Jude Sharp come allenatore una volta che avete battuto il Team Evans, che vi serve appunto anche per gli altri oggetti. Quindi questi sono i metodi più veloci per prendere gli allenatori. E con Mark Evans abbiamo anche concluso tutti i membri della Inazuma Japan, della leggendaria Inazuma Japan. Bene, con questo video credo proprio che io mi sia superato questa volta. Ho cercato di essere più chiaro possibile e spero abbiate compreso tutti quanti i passaggi che ci sono da fare. Se non avete capito qualcuno, potete comunque sia riavvolgere il video e andare a seguire appunto quel giocatore in particolare. E insomma, prendere 30 coach per Mark Evans non è poi tanto difficile, io stesso ne ho già 15. Però insomma, bene o male, sono tutte quante cose che si fanno. Vi ho detto anche dove trovare tutti quanti gli allenatori che servono. Ogni partita che fate, automaticamente l'allenatore viene in squadra, quindi non ci sono problemi. Bene Kuj, io spero che il video vi sia piaciuto e insomma, è stato davvero particolare, devo ammettere. Mi sarei aspettato qualcosa di molto più difficile, ma alla fine non è stato chissà cosa. Mi sono anche divertito veramente a cercare tutte quante le informazioni per i giocatori. Io spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero che possa avervi aiutato a prendere anche voi qualche giocatore. Ovviamente i reclutamenti non finiranno qui, ce ne saranno altri. Spero di riuscire a portarne almeno uno o due per settimana, insomma due giocatori a settimana dovrebbero essere sufficienti, ma ci sono davvero alcuni giocatori che richiedono troppo impegno e ci vuole tempo. Ad ogni modo, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico qualsivoglia aggiornamento, oltre alla community del mio canale YouTube. Inoltre, vi invito a iscrivervi al canale, nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!